La riforma del CSM non è più rinviabile, parola di Sergio Mattarella che intervenendo a Castelpulci sulle colline di Firenze durante la cerimonia del decennale della Scuola Superiore della Magistratura chiede che venga al più presto realizzata prima del rinnovo del Consiglio Superiore. Il Presidente della Repubblica ha sottolineato che l'organo di governo autonomo, quale presidio costituzionale per la tutela dell'autonomia e indipendenza dalla magistratura, è chiamato ad assicurare le migliori soluzioni per il funzionamento dell'organizzazione giudiziaria, senza mai cedere a una sterile difesa corporativa. Ciò che serve per il capo dello Stato è un ritrovato rigore perché le vicende registrate negli ultimi tempi nell'ambito della stessa magistratura non possono e non devono indebolire l'esercizio della funzione giustizia. Sottolinea Mattarella dunque il dibattito sul sistema elettorale dei componenti del CSM deve ormai concludersi con una riforma che sappia sradicare accordi e prassi elusive di norme che, poste a tutela della competizione elettorale, sono state talvolta utilizzate per aggirare la finalità della legge. È indispensabile quindi che la riforma venga realizzata tenendo conto dell'appuntamento ineludibile del prossimo rinnovo del Consiglio Superiore. Non si può accettare il rischio di doverne indire elezioni con vecchie regole e con sistemi ritenuti da ogni parte insostenibili.